Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi ed occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti. Bravo dottore, bravo. Bravo, che ci voleva questo? Ma non applauditemi, bravo, io non so. Con modestia, con modestia, al lavoro. In questa zona ci sono i comunisti. Vengono poi i partigiani, i trotskisti, i maoisti, fino agli anarchici. E i partiti di governo? Di qua. Qui abbiamo le varie correnti.